Parliamoci chiaro, la verità è che si pensa che un'artigiana abbia tempo da perdere. Quante volte ti è stato detto? Beata te, che lavori da casa, che hai tempo per la casa, per i figli, per lo sport, che puoi fare quello che vuoi, dove vuoi e come vuoi. Peccato che poi la realtà è ben diversa. Essere un'artigiana e farlo per professione non vuol dire fare semplicemente con le mani. Significa anche conoscere le basi di marketing, applicarle, imparare tecniche fotografiche, di montaggio video, dalla grafica alla scrittura, saper comunicare e conoscere i meccanismi della SEO, ottimizzazione, pianificazione e sviluppo di un'idea. Oltre a tantissime altre sfaccettature come l'imballaggio, la spedizione, il servizio clienti, la prima contabilità e gli aspetti legali. Insomma, fare artigianato significa gestire una propria azienda dalla A alla Z. E per far ciò è necessario tempo, tanto tempo. Sapersi destreggiare tra casa e un lavoro autonomo tra clienti e figli è un'abilità da stimare. Un'abilità che però spesso è molto complicata da gestire. Qui effetti collaterali spesso si evidenziano in una stanchezza costante, frustrazione e procrastinazione. Pensa a vivere. Sembra banale, ma spesso si pensa più a lavorare che a vivere. Si dedica più tempo al proprio lavoro che alla propria famiglia, alla propria vita. Il lavoro serve per poter avere una vita dignitosa, ma per poter avere una vita dignitosa devi però avere anche il tempo di potertela vivere. Purtroppo la cultura italiana porta spesso a giudicare gli scaccanovischi che lavorano 7 giorni su 7 facendo orari assurdi come persone degne di rispetto. Per tutti gli altri che invece si permettono di dedicare del tempo a se stessi o alla propria famiglia, invece vengono considerati dei sognatori. Siamo una società talmente in corsa che chi si permette invece di camminare viene visto con disapprovazione, con diffidenza. Personalmente sono dell'idea che per raggiungere un proprio equilibrio sia necessario partire dai propri valori. Quali sono i tuoi valori? Che cos'è perché importante? Arrivare sul punto di morte ed aver raggiunto un livello aziendale ad alti livelli o aver condiviso ogni momento di crescita dei tuoi figli? Attenzione, non c'è una risposta giusta o sbagliata. L'importante è fare ed agire in base ai propri valori e spesso questa semplice riflessione non ce la poniamo neppure. Agiamo come siamo abituati a fare, facendo quello che più o meno fanno tutti, o ancora peggio, facendo quello che gli altri si aspettano che noi facciamo. Non seguire la propria scala di valore è la prima causa che ci porta ad essere in continuo contrasto su ciò che facciamo e ciò che in realtà vorremmo fare. Ecco, secondo me, alcuni cardini per un buon equilibrio. Abbi delle aspettative realistiche. Non puoi pensare di voler essere presenti nella vita dei tuoi figli, avere una casa tirata lucido e dedicarti alla cucina e in tutto questo produrre quantità industriali di prodotti fatti a mano. Se crei non potrai cucinare e viceversa. Mettetevi l'anima in pace comprendendo che il vostro percorso di crescita sarà sicuramente più lungo e lento rispetto a chi magari non ha figli o esigenze familiari particolari. Il tempo che avete a disposizione da dedicare al vostro lavoro determinerà anche la velocità con cui potrete affermarvi in quel determinato settore. Dovete quindi chiarirvi le idee e capire quanto vi potete aspettare da voi stesse e quindi, al contrario, cosa invece non potete chiedere e pretendere. Pianificazione, ovvero piano strategico. Per poter organizzare e ottimizzare il proprio tempo bisogna poter avere alla base una buona pianificazione. Non puoi alzarti al mattino e non sapere che cosa dovrai fare in quella giornata e che priorità dare ai vari compiti che dovrai svolgere. Sapere sin da subito cosa devi fare con quale priorità ti aiuterà a incanalare le tue energie. Fissatevi degli obiettivi settimanali che poi andrete a suddividerli in sotto-obiettivi giornalieri. Questo vi aiuterà a essere più focalizzate e meno dispersive. Gestione del tempo. Saper gestire quotidianamente il proprio tempo vuol dire ridurre al minimo gli sprechi, convogliare le proprie energie nei modi e nei tempi corretti, aumentando così la propria autostima e forza di volontà. Sì, perché se ogni giorno pianificate in modo corretto la vostra giornata, fissandovi un obiettivo da raggiungere e a fine giornata, voce dopo voce, iniziate a depennare le vostre voci sulla to-do list,
Questo vi porterà maggiore soddisfazione, grinta e autostima. Focalizzazione. La discrezione, come sappiamo, è una compagnia di vita che non ci abbandona mai. Per questo motivo è necessario ridurre al minimo ogni elemento di potenziale discrezione, disattivando ad esempio le notifiche del cellulare, ricavare uno spazio di lavoro che vi permetta di raggiungere una maggiore concentrazione. Non è necessario avere una stanza tutta per sé. Basta una scrivania a un proprio angolo che potete lasciare sempre pronto, organizzato con gli strumenti necessari per potervi immergere nel vostro stato di focus. Gestione delle proprie energie. Lavorare da casa o comunque in proprio non significa lavorare ogni secondo della propria giornata, perché si rischierebbe di drenare tutte le energie fisiche e mentali e di raggiungere a tempo zero il famoso burnout. Nella tua pianificazione e gestione quotidiana dell'equipe devi prevedere, oltre agli imprevisti che ovviamente non mancheranno mai, anche in tempi per te stessa, per il tuo recupero mentale e fisico. Insomma, quando decidi di lavorare, lavori. Quando decidi di stare con la tua famiglia, stai con la tua famiglia, senza commettere l'errore di saltare da una cosa all'altra. Datti dei valori. Non sentirti sempre nel torto di chi, lavorando da casa o gestendo un'attività in proprio, deve essere presente e costante nella gestione della casa e della famiglia come se fosse una casalinga. Se sei una lavoratrice, non sei una casalinga. Devi imparare a craccare il tuo lavoro autonomo come se fosse un lavoro subordinato. La casa è di tutti i componenti della famiglia e tutti i componenti della famiglia, in base alle proprie capacità, attitudini ed età, devono poter contribuire alla gestione domestica. Basta con questi stereotipi dove la donna deve gestire in esclusiva casa e figli. Ora vediamo come far capire però agli altri il valore del nostro lavoro handmade. Il tuo lavoro deve essere rispettato. Avere un lavoro autonomo o comunque lavorare da casa non significa essere a disposizione di tutti in qualsiasi momento per qualsiasi cosa. Ad eccezione ovviamente delle urgenze, tutto il resto deve aspettare il momento in cui tu decidi di poterti dedicare ad altro. Ricevi una telefonata che già sai che non è urgente? Non rispondere. Richiamerai in un secondo tempo. Se invece sei obbligata a rispondere e capisci che non è una cosa urgente, scusati e rimanda la telefonata in un secondo tempo. Se lavori da casa, non fare la lavatrice durante le tue ore lavorative. Simula di essere in ufficio. Se lavori presso un'azienda, potrai mai fare la lavatrice, stendere i panni o schierare? Penso proprio di no. Perfetto, non lo fare neanche quando sei a casa ma stai lavorando. Se che per prima hai difficoltà a importi disciplina nel tuo lavoro, non potrai mai aspettarti che gli altri diano importanza al tuo lavoro. In conclusione posso solamente dirti, ricordati che esiste l'equilibrio tra casa e lavoro, ma sei te che per prima devi dettare le tue regole e seguirle con ostinata disciplina.